Covid, i dati di oggi in Abruzzo. Si registrano 632 nuovi casi. Scende il tasso di occupazione dei posti letto. In Abruzzo meno al 9%. Proseguono i controlli dei carabinieri nei locali. Scoperti clienti con Green Pass appartenenti ad altri. Alla scuola di Via Pudi arriva il parcheggio, riservato a personale e genitori. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque, assistiamo ad un balzo dei contagi da Covid in Abruzzo. Sono infatti 632 nuovi casi positivi che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 94.322. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2.626. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 84.353 dimessi perché guariti, 359 in più. E attualmente i positivi in Abruzzo sono 7.343, 269 in più. 125 pazienti, 3 in meno, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 16, 3 in meno in terapia intensiva, mentre gli altri 7.202, 275 in più, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.524 tamponi molecolari e 13.691 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 3,12%. Del totale dei casi positivi, 23.532 sono residenti in provincia dell'Aquila, 23.953 in provincia di Chieti, 22.247 in quella di Pescara, 23.689 in provincia di Teramo, 743 fuori regione e 158 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E nella Marsica, nelle ultime ore si registrano invece 80 nuovi casi positivi al Covid, di cui 18 ad Avezzano. In Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto scende quindi al 9%, sia per le terapie intensive sia per l'area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10% e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti continua a salire e arriva a 218, registrando il valore più alto degli ultimi 9 mesi e in particolare dalla prima metà di marzo. A livello territoriale i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano. L'incidenza schizza a 258, valore il più alto dell'anno, che con i parametri della scorsa primavera avrebbe fatto scattare la zona rossa. Segue con 223 il Pescarese, in rapido peggioramento. E nel solo capoluogo adriatico il parametro è a 232, dato più alto degli ultimi 9 mesi. Poi ci sono il Chietino con 194 e l'Aquilano con 190. I numeri, seppur in peggioramento, confermano l'efficacia della campagna vaccinale. Impegnativi compiti cui sono chiamati i carabinieri nel far fronte alle più svariate e inconsuete situazioni incontrate durante la vigilanza quotidiana. Le casistiche delle condotte tenute dai trasgressori mutano ogni volta e i militari rispondono puntualmente a tutte le evenienze incontrate, contribuendo così ad arginare il fenomeno pandemico. Negli ultimi 2 giorni i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri, tra le decine e decine di controlli effettuati, hanno comminato sanzioni pecuniarie con talune denotazioni di rilevanza penale. Più in particolare, nel corso di una verifica fatta all'interno di un ristorante della Marsica, i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo
hanno segnalato subito inesattezze sull'attendibilità dei certificati sanitari esibiti da ben tre clienti del ristorante. Il terzetto compiutamente identificato, giovani ragazzi del comprensorio di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con già alle spalle vissuti giudiziari di poco conto, a richiesta degli operanti hanno mostrato i Green Pass, risultati genuini, sì, ma appartenenti a terze persone legate loro da un rapporto di parentela e omonimia. L'episodio, il primo accertato in provincia nel suo genere, ha inevitabilmente scaturito la contestazione di tre distinti verbali di contravvenzione per complessivi 1.200 euro. Quindi la denuncia immediata dei tre alla Procura della Repubblica di Avezzano per il reato di sostituzione di persona che prevede la pena della reclusione fino ad un anno. E dalla scuola di Via Puglia arriva il parcheggio dedicato. L'operazione è entrata nel vivo con l'ok della giunta comunale di Avezzano, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico redatto dal quarto settore, finalizzato alla realizzazione dell'area sosta a servizio del personale e dei genitori. Ora si passa alla fase di progettazione definitiva ed esecutiva prepista della gara d'appalto per realizzare l'opera. Per effettuare i lavori che porteranno alla realizzazione di oltre 200 parcheggi su un'area lungo via Viotti, l'amministrazione di Pangrazio ha stanziato 280.000 euro, fondi incassati con la Bucalossi. Con l'apertura del nuovo edificio scolastico in programma per la prima decade di marzo, nella scuola di Via Puglia saranno trasferiti tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Mazzini Fermi. Lo spostamento dell'intera popolazione studentesca è finalizzato a liberare l'edificio in Via Mazzini, dove sono in programma i lavori di consolidamento sismico ed efficientamento energetico finanziati dallo Stato con 1.600.000 euro. Alla fine dei lavori, una parte degli studenti tornerà nel plesso riqualificato della Mazzini Fermi. Gli amministratori comunali di Sante Marie hanno incontrato i bambini della scuola primaria Lombardo Radice per augurare loro buon Natale. Sindaco Lorenzo Berardinetti e l'assessore Simonetta Lattanzi hanno consegnato a ciascun alunno un messaggio di auguri e un dolce regalo. Veniamo da un periodo molto difficile, hanno spiegato gli amministratori rivolgendosi ai bambini, che ci ha costretto a fare tutti tanti sacrifici e a rivedere le nostre abitudini. Purtroppo la pandemia non è ancora finita. Neanche quest'anno abbiamo dovuto rinviare appuntamenti di divertimento per evitare assembramenti e problemi. Alla gioia del Natale però non rinunceremo e siamo certi che non lo farete neanche voi. Immancabile poi la foto con Babbo Natale sulla panchina dei desideri allestita davanti al municipio. E dando seguito alla scelta fatta in questi mesi di visitare le comunità parrocchiali, in particolare quelle più piccole, la sera del 24 dicembre il vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro, presiderà la veglia di Natale presso la parrocchia di San Silvestro Papa a Gallo di Tagliacozzo. E torna invece a Luco de Marsi, Stelle di Natale, la tradizionale rassegna degli eventi natalizi. Si parte con il gran concerto di Natale a cura dell'orchestra da camera dell'istituzione musicale abruzzese, diretta dal maestro Francesco Fina, in programma per il 26 dicembre alle ore 18 nella chiesa di San Giovanni Battista. E sarà ancora la chiesa di San Giovanni Battista ad ospitare il 30 dicembre l'evento a tema Sulle ali della musica, concerto di Capodanno. Le successive strade del Borghetto faranno poi da cornice alla seconda edizione del Presepe Vivente a cura dell'associazione Angizia Color Farm, con il patrocinio del comune in programma per il 2 gennaio. E l'inverno si accenderà di calde notti il 3 gennaio alle ore 21:30 con il Venanzio Venditti Quartet, protagonista dell'evento in programma nella sala della società operaia di mutuo soccorso in via Duca degli Abruzzi.
e dopo un anno di assenza tornerà il 26 dicembre a partire dalle ore 18, la 23esima edizione del concerto di Natale organizzato dalla banda di Civitella Roveto in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il concerto avrà luogo nel Teatro Comunale di Civitella Roveto, in programma per la serata brani lirici, colonne sonore, musiche della tradizione natalizia. Parteciperanno all'evento anche il soprano Giulia De Blasis e il tenore Benedetto Agostino. L'ingresso al concerto è gratuito. Ed il coro di voci bianche della Società Aquilana dei Concerti Barattelli ha dato poco ripreso la sua attività. Il primo appuntamento musicale con il tradizionale concerto di Natale, che trova insieme la stessa Società Aquilana dei Concerti e l'Associazione I Solisti Aquilani. I piccoli cantori del coro di voci bianche, con la guida di Stefano Baiocco, si esibiranno giovedì 23 dicembre alle ore 18 presso l'Auditorium del Parco. E ricordiamo invece gli appuntamenti di magie di Natale. Domenica 26 dicembre ad Avezzano Babbo Natale premierà la letterina più bella e originale. E fino al 26 prende posto Dogs and Horses, un gruppo di distaccamento della protezione civile di Massadalbe che da anni cura l'addestramento dei cani da soccorso. Ed ospite di Magie di Natale, l'Associazione Italiana Persone Down con Guardiamoci negli occhi, punta a far comprendere che un adulto con disabilità intellettiva non è un bambino ma un adulto semplice. Tanti progetti che l'associazione porta avanti in funzione di un inserimento lavorativo ed un ricco poi programma di spettacoli, animazione, affari da contorno al mercatino di Natale. Si terrà invece martedì 28 dicembre a partire dalle ore 21 presso il Teatro Thalia di Tagliacozzo il concerto di fine anno della piccola orchestra popolare Pansillo organizzato dall'Associazione Amici del Festival con il patrocinio del Comune di Tagliacozzo. Il concerto vuole essere un percorso verso le radici storiche che legano Tagliacozzo e l'Abruzzo a Napoli e al Mediterraneo. Ed è in arrivo anche in Abruzzo centinaia di pacchi alimentari destinati alle famiglie meno abbienti o che versano in difficoltà economiche. L'iniziativa di solidarietà è promossa da Coldiretti, Codacons, Campagna Amica, Filiera Italia, con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del paese, che stanno organizzando in questi giorni le consegne di 500.000 di chili di cibo in favore dei cittadini più bisognosi di tutta Italia. Ogni nucleo riceverà 50 kg di prodotti alimentari rigorosamente made in Italy. E grazie a questa iniziativa avviata da Coldiretti e fortemente sostenuta dal Codacons, i cittadini più poveri dell'Abruzzo potranno trascorrere un sereno Natale in occasione delle feste, imbandire le tavole con le eccellenze agroalimentari italiane, ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi. Progetto di solidarietà che, oltre ad aiutare le famiglie più povere, consente di valorizzare e far conoscere in tutta Italia le qualità del Made in Italy. Ed in Abruzzo, a dicembre, mese delle festività natalizie, le famiglie, secondo le stime, spenderanno 473 milioni di euro per prodotti e servizi tipici del Natale. Del totale, 325 milioni di euro sono relativi a prodotti alimentari e bevande. Il dato è in crescita rispetto allo scorso anno, segno di come i consumi stiano gradualmente ripartendo, seppur tra le difficoltà del momento. Centrale il ruolo dell'artigianato. Un addetto su tre lavora in settori collegati a prodotti e servizi natalizi. Lo rileva la consueta indagine di dicembre curata dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. Del totale di dicembre, 139 milioni di euro verranno spesi in provincia di Chieti, 114 in provincia di Pescara,
110 milioni in provincia dell'Aquila e 109 in quella di Teramo. L'Abruzzo vanta 149 prodotti agroalimentari tradizionali, molti dei quali tipici proprio del periodo natalizio e 10 prodotti di qualità tra DOP e IGP. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Pietro Quaresimale, ha deliberato la nuova riorganizzazione amministrativa dei percorsi mirati all'assunzione di lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette. Si tratta di un quaderno delle procedure relative al collegamento mirato e alla costituzione e al funzionamento dei comitati tecnici. Il provvedimento osserva l'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale, all'obiettivo di riorganizzare i servizi a livello regionale, rendendo omogenee sull'intero territorio abruzzese le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa sul collocamento mirato. Nelle linee guida sono disciplinati nuovi istituti mirati a promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, mediante una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Passa l'emendamento Bagnai della Lega per il Comune dell'Aquila, portato a quota 10 milioni di euro, il contributo destinato al capoluogo per coprire le maggiori spese e le minori entrate legate al sisma. Durante la notte è passato un importante emendamento per il capoluogo della regione Abruzzo, così in una nota i parlamentari abruzzesi della Lega Salvini Premier, senatore Alberto Bagnai, i deputati Luigi Deramo, segretario regionale Lega Abruzzo, Giuseppe Bellacchioma e Antonio Zennaro. Inizialmente il governo aveva assegnato nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri un intervento di 7 milioni di euro, che è stato portato a 10 milioni di euro nel corso dei lavori parlamentari. L'emendamento poi è stato sottoscritto e firmato anche dalle altre forze politiche. Esprimiamo soddisfazione, concludono i parlamentari abruzzesi, per il successo ottenuto in termini politici e finanziari. Le maggiori risorse permetteranno al Comune di sbloccare ulteriori investimenti e migliorare i servizi ai propri cittadini. E con la manovra arriva la proroga del Superbonus fino al 2025 per gli interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, dall'Aquila al centro Italia. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, che consente la detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi nei territori dei comuni colpiti dagli eventi. La richiesta, tra gli altri, era stata fatta con forza dal commissario straordinario Sisma 2016, Giovanni Legnini. E questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti, noi vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet, che è antenna2tv.it, o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci.